Ho un'amicizia con Pasquale molto importante. Quando mi sento a casa vorrei vicino le persone con cui ho diviso, quindi Vito, Domenico, Dario, Enrico, se potete raggiungermi e venite qua insieme a me, per cortesia avanzate, venite qua un attimo. L'amico Giuseppe Spirito, vieni qua anche tu e vi spiegherò perché. Quelli che vedete che mi stanno raggiungendo insieme all'amico Pasquale hanno combattuto per difendere quello che io ritengo uno dei lavori più belli del mondo. Noi non facciamo solamente gioco, come si dice, noi facciamo intrattenimento. E quando si fa intrattenimento non vi può essere vizio, non vi può essere malattia sull'intrattenimento. La ludopatia, una malattia che sicuramente è diventata un problema reale del nostro settore, se mi aiutate a ricordare, detto da psicologi, non è tartassando il settore o abbassando il payout delle macchine o delle scommesse o di qualsiasi altro gioco che si può risolvere la ludopatia. Succede l'effetto contrario, si aumenta la ludopatia. Perché non lo dico io, lo dicono i psicologi del settore, gente che ha fatto degli studi approfonditi. La ludopatia proviene da grosse vincite, dalla ricerca di rifarsi di grosse vincite. Quindi, quando purtroppo lo Stato italiano aveva bisogno di fondi e ha messo le mani dentro le tasche, non le ha messe solamente agli operatori di settore, ma le ha messe anche all'interno delle tasche dei giocatori e del cittadino. Il gioco era un gioco, non lo è più tale, e quello che noi cerchiamo di fare, io, Pasquale, questi ragazzi che vedete qua assieme, tutte queste associazioni, è di farlo ritornare un gioco. Ho sentito tante parole su vari convegni, ho sentito avvicinare il gioco alla dipendenza da droga, alla prostituzione. Attenzione, non dividiamo le cose. La droga è illegale, il gioco lecito no. La prostituzione è illegale, il gioco lecito non lo è. Quello che noi chiediamo, oltre ad avere un riordino e delle regole chiare per il gioco, noi vogliamo un riordino culturale del gioco. Noi non siamo il male, noi facciamo ciò che lo Stato ci ha lecitamente permesso di fare. Lo facciamo rispettando le regole, lo facciamo tenendo lontano il gioco illegale, perché che si sappia, chiunque abbia una sala o un'azienda di gioco lecito ha tutto l'interesse che il gioco illegale venga debellato, sia per una questione puramente economica, sia anche per una questione d'immagine. Noi non siamo il male e siamo stanchi di passare da capro espiatorio come se fossimo il male del terzo millennio. Quindi sono contento di essere qui tra amici, ho ascoltato volentieri tutti quanti. Sono contento, ho voluto tutti a fianco a me per farvi capire che siamo persone e non siamo dei numeri scritti su un foglio di carta che tendono di far del male. Il gioco lecito deve rimanere un gioco e quindi lo Stato italiano per primo deve mettersi nelle condizioni di farlo tornare un intrattenimento. Vi ringrazio.